L'ennesima tragedia sul lavoro si è consumata stamattina a pochi passi da Via Veneto, nel cuore della capitale. Erano da poco passate le 7 quando è scattato l'allarme. Inutili i soccorsi per l'uomo, originario di Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e gli ispettori del lavoro dell'ASL. L'area del cantiere dell'edificio, ad angolo tra Via Ludovisi e Via Cadore, è stata transennata per i rilievi. La procura ha aperto un fascicolo. Omicidio colposo contro ignoti è il reato ipotizzato dai PM che hanno disposto l'autopsia. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la trivella, portata a terra tramite una gru per effettuare dei sondaggi delle fondamenta dello stabile, abbia oscillato e schiacciato l'operaio contro un muro esterno del palazzo che ospita anche una sede della Banca Popolare di Novara. Da chiarire le cause per cui il braccio meccanico si sia sbilanciato. Non si escluderebbe un avvallamento nell'asfalto, forse provocato dal peso del mezzo. Al vaglio le immagini delle telecamere di zona. Vincenzo Torella aveva compiuto 60 anni a giugno.